Ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo video dedicato alle battaglie della storia e questa volta ci occupiamo della battaglia di Ascalona, combattuta il 12 agosto del 1099. Perché parlare della battaglia di Ascalona? Perché troppo spesso si sente in giro dire la prima crociata, si sente parlare della prima crociata e dire che la prima crociata terminò con l'assedio vittorioso di Gerusalemme e la presa di Gerusalemme da parte dei crociati. Nulla di più sbagliato! Dire questo nel 2022 significa ignorare il vero atto conclusivo della prima crociata. La prima crociata finisce con la battaglia di Ascalona. Questo è fuori discussione, perché se i crociati avessero perso la battaglia di Ascalona avremmo riscritto una storia probabilmente diversa. Quindi l'atto conclusivo della prima crociata ha inizio con l'arrivo di un messaggero che giunge a Gerusalemme portando con sé una notizia: maestà, un grande esercito si è mosso dall'Egitto contro di noi, si è portato su Ascalona con le truppe di terra mentre un'ingente flotta risale la costa con attrezzature e macchine e vogliono chiuderci a Gerusalemme. Questi sono gli antefatti della battaglia di Ascalona e vediamo che Goffredo di Buglione risponde in latino comunque ed è pronto a questa sfida e a questa battaglia, perché i crociati giunsero a Gerusalemme e la conquistarono. Così il visir Al-Afdal mosse in direzione di Ascalona per radunare un potente esercito che avrebbe dovuto riconquistare la città santa. Il grande visir Al-Afdal è nei pressi di Ascalona e qui sta radunando un grande esercito sotto il suo vessillo argentato dal pomo dorato. Il fine è chiaro: ricacciare i cristiani dalla terra santa appena conquistata dai crociati. Invece il visir dice: ributteremo in mare i crociati. Chi sono questi invasori, questi barbari venuti dall'occidente? Ci penso io adesso a riportare le cose in ordine. I crociati erano riusciti a sapere l'entità delle forze musulmane dopo la cattura di alcuni esploratori egiziani che avevano confessato alle truppe di Tancredi ed Eustachio, fratelli, al seguito della spedizione, tutti i dettagli della campagna organizzata dal visir. Il visir stava preparando una grande guerra d'assedio e voleva marciare in direzione di Gerusalemme. Goffredo viene a conoscenza dei dettagli della spedizione del visir, della campagna del visir, e quindi si convince ancora di più che marciare in direzione di Ascalona sia la decisione più saggia, nonostante l'inferiorità numerica. E perché Goffredo vuole marciare in direzione di Ascalona? Vuole rischiare? Anche perché l'esercito di liberazione musulmano è stato pensato soprattutto per una guerra d'assedio e non per una battaglia campale. E i crociati tra guerre d'assedio e battaglie campali combattevano a memoria ormai, erano collaudati, affiatati, mentre l'esercito del sultano era 2-3 volte più numeroso di quello di Goffredo, però era un esercito che aveva combattuto poco. Gli uomini che componevano l'esercito del visir avevano combattuto poco insieme, mentre l'esercito di Goffredo era un esercito affiatato. Goffredo quindi inizia così a concentrare tutte le truppe disponibili da Gerusalemme a Ramla, a nord-ovest di Gerusalemme, non troppo lontano dalla città santa, ma si rende subito conto che ha bisogno di tutte le forze possibili e fa chiamare a Gerusalemme due importanti baroni che stavano partecipando alla spedizione crociata, Roberto di Normandia e Raimondo di Tolosa. Quest'ultimo, Raimondo, era particolarmente contrariato, in quanto sperava che il consiglio lo nominasse re di Gerusalemme dopo l'assedio di Gerusalemme, in virtù del ruolo attivo che aveva avuto nella spedizione da Antiochia in poi, e anche perché era stato leale nei confronti di alcuni prigionieri musulmani, aveva mantenuto la parola e aveva fatto liberare dei prigionieri durante l'assedio di Gerusalemme. Tuttavia il consiglio sceglie come re Goffredo di Buglione
e Raimondo di Tolosa ne fu amareggiato. Tuttavia, alla fine i due baroni rispondono all'appello di Goffredo e raggiungono il resto delle truppe a Ramla. Goffredo e i crociati avrebbero così marciato in direzione di Ascalona per cogliere di sorpresa il visir. L'esercito crociato quindi marcia compatto in direzione di Ascalona e incontra una grande mandria di pecore, cammelli, cavalli, buoi, asini, insomma un'autentica marea di animali domestici mandati apposta dal visir in maniera tale da demotivare l'esercito cristiano per un bottino ottenuto senza combattere. Il visir ha pensato: mando questi animali, offro del bottino all'esercito nemico che ne rimarrà appagato e sarà meno motivato e sarà più facile sconfiggerli. Goffredo infatti teme che il suo esercito possa fiaccarsi a causa della mossa del visir. Così ordina punizioni severe verso coloro che si impossessano degli animali mandati dal visir. Poi ad un certo punto i crociati arrivano ad Ascalona e all'alba si sentono cantare a festa, talmente a festa da suscitare lo stupore di un principe saraceno al seguito di Goffredo di Buglione. Incombe su di loro la morte, dice a Goffredo, e questi guerrieri cantano a festa, questa gente canta a festa, com'è possibile? E Goffredo risponde: tutti costoro sanno che se oggi morranno, il Signore Gesù Dio nostro collocherà le anime in paradiso. La croce che portiamo, vedete la croce che si vede, che porta sulla spalla, no? Disegnata su un pezzo di stoffa, ci assicurerà il paradiso, perché siamo purificati nell'anima e confidiamo nella vita eterna. Si disse che all'udire di queste parole il principe si fece battezzare, ma insomma queste sono fonti alquanto imprecise e mancano di dettagli. Ma vediamo l'entità delle forze in campo. Innanzitutto c'è subito da dire che i crociati sono in evidente inferiorità numerica. Crociati che dispongono di reparti di fanteria leggera, fanteria pesante e cavalleria. Creano tre fronti, un fianco destro, un fianco centrale e un fianco sinistro. Il fianco destro è comandato da Raimondo di Tolosa. Il centro è comandato da Roberto di Normandia. Il fianco sinistro è comandato da Goffredo di Buglione. Quindi, questo è l'esercito crociato. I saraceni, dall'altra parte, invece, hanno diversi reparti di fanteria leggera e fanteria pesante, cavalleria, poi c'è il visir, come vedremo, che porta il suo vessillo dal pomo dorato. Vedremo che questo pomo dorato poi sarà importantissimo, perché avrà un importante impatto, la sua presa avrà un importante impatto sull'esito della battaglia. I crociati dispongono più o meno di 9.000 fanti e 1.200 cavalieri, mentre i musulmani hanno almeno 20-30.000 uomini, quindi ovviamente hanno il vantaggio della superiorità numerica. E andiamo a vedere la battaglia. I crociati avanzano verso il nemico e fino a poco prima di combattere continuano a pregare. Poi un grido: in nome del Signore Gesù Cristo. E la battaglia ha così inizio. Come vedete, il fianco destro è comandato da Raimondo, il centro è comandato da Roberto di Normandia e il fianco sinistro invece da Goffredo di Buglione. A fianco a Goffredo di Buglione possiamo vedere la vera croce, che era la reliquia, un frammento della croce di Cristo che i crociati portavano dietro con loro fin dall'assedio di Antiochia, perché questo frammento della croce di Cristo era stato trovato durante il controassedio musulmano della città che era stata conquistata qualche tempo prima dai crociati. Quindi vedete, il visir dispone di un ingente numero di truppe, le ha schierate nel migliore dei modi, e in più ci sono due reparti di fanteria e di cavalleria più arretrati rispetto all'esercito che dovrà combattere i cristiani, che si trova all'altezza della strada che conduce a Gerusalemme. Il visir al-Afdal aveva fatto schierare quindi la fanteria in avanti e i reparti di cavalleria alle spalle. L'accampamento del visir, potete vedere, è al centro e per evitare possibili accerchiamenti arretrati sulla destra vi erano altri reparti di fanteria e cavalleria che abbiamo detto che sono stati posizionati dal visir all'altezza della strada che conduce a Gerusalemme. In prima linea il visir aveva fatto schierare guerrieri etiopi muniti di piccoli scudi, archi e spade, e questi guerrieri etiopi erano inginocchiati. C'è anche da dire un'altra cosa, che l'esercito del sultano ha
ha lo svantaggio di dover combattere contro sole. Il sole infatti stava sorgendo, era l'alba del 12 agosto, e i guerrieri del visir fanno fatica a tenere gli occhi aperti. Con i crociati vi era anche la reliquia appunto della vera croce, un frammento della croce di Cristo, come abbiamo detto, che era stato trovato ad Antiochia e che accompagnava i crociati in battaglia per proteggerli. Il primo attacco della battaglia è dei crociati ed è subito determinante, infatti venne sferrato dal centro cristiano, nello specifico da Roberto di Normandia, che punta dritto verso il vessillo del visir dal pomo dorato, e la carica di Roberto è devastante, sbaraglia i nemici che cadono ad uno, e così facendo Roberto conquista lo stendardo egiziano, si è creato un varco ed è un momento fondamentale. Gli egiziani restano smarriti, c'è una sorta di scoramento, e a questo punto il visir egiziano fugge in direzione della città di Ascalona. Gli attacchi proseguono sia sul fianco destro che al centro, dove vi è Tancredi d'Altavilla che con un distaccamento della cavalleria del reparto centrale riesce addirittura a giungere a prendere il campo egiziano, e a quel punto l'esercito egiziano inizia a fuggire in massa. Si racconta che molti soldati cercarono di salvarsi arrampicandosi sulle palme e sugli ulivi. A questo punto il reparto di truppe saracene, che era stato tenuto in riserva dal visir, attacca i crociati che si erano in parte distratti per prendere il bottino di guerra. Quindi vedete, c'è un attimo di difficoltà del fianco, diciamo, centrale dell'esercito cristiano, proprio perché non pensavano, ecco, di essere attaccati da questo reparto arretrato che si era posizionato all'altezza della strada che conduceva a Gerusalemme. E a questo punto interviene Goffredo di Buglione con fermezza e carica, e ciò che restava ormai dell'esercito del visir tenta la salvezza correndo verso Ascalona. La vittoria dei crociati, che avevano subito poche perdite più che altro fra i fanti, è completa. La prima crociata può dirsi così conclusa vittoriosamente dai cristiani, e non ci scorderemo mai di dirlo: senza la vittoria di Ascalona la prima crociata si sarebbe rivelata un insuccesso. Quindi attenzione quando si parla di prima crociata, attenzione a non commettere questo errore. La prima crociata non si conclude con l'assedio di Gerusalemme, quindi non terminate contenuti parlando dell'assedio di Gerusalemme e trascurando la battaglia di Ascalona. La battaglia di Ascalona decreta la fine vittoriosa della prima crociata da parte dei cristiani. I crociati, tra le altre cose, sono riusciti anche a catturare un dromedario e la spada preziosa del visir, oltre che la bandiera splendente dalla sfera dorata che Roberto di Normandia portò con sé. Riscatterà questa bandiera Roberto di Normandia. I crociati catturano un consistente bottino di guerra e quello che non fu possibile portare via, tra armi, quindi frecce, spade, lance dei saraceni, venne bruciato, soprattutto appunto le armi dei nemici. Con la vittoria di Ascalona quindi si conclude la prima crociata. Quindi mi raccomando, perché vi è la convinzione che la prima crociata si sia conclusa con l'assedio vittorioso di Gerusalemme, in realtà essa si conclude solo dopo la battaglia di Ascalona, perché in caso di sconfitta dei cristiani la prima crociata, come abbiamo detto, si sarebbe rivelata un fallimento. La vittoria di Ascalona dei crociati consentì ai cristiani di poter regnare su Gerusalemme per i successivi 88 anni, fino al 1187, anno in cui Saladino riprenderà Gerusalemme. Quindi spero di avervi dato un quadro chiaro della battaglia di Ascalona, delle modalità con le quali la battaglia si è svolta e dell'importanza di questo evento storico che decretò pertanto la fine della prima crociata.